Siamo in questo momento all'aeroporto di Torino, dove ci sono decine e decine di attivisti di diversi movimenti climatici italiani che sono posti in stato di fermo dalle forze dell'ordine. Questa mattina doveva esserci una manifestazione assolutamente non violenta, per denunciare l'utilizzo sproporzionato di jet privati in uno stato drammatico di crisi climatica. Le forze dell'ordine hanno atteso gli attivisti in aeroporto che stavano arrivando con gli autobus, sono saliti sull'autobus, hanno preso i documenti a tutti, li hanno posti in stato di fermo in delle stanze separate all'interno dei parcheggi, non permettendo l'accesso nemmeno ai giornalisti. Tell me, can you feel it? Tell me, can you feel it? Getting stronger by the hour, getting stronger by the hour. Power, power, people, people. Tutte le persone sono state perquisite, nonostante non ci fosse nulla all'interno degli zaini, in questo momento continuano ad essere in stato di fermo, non possono andare in bagno se non lasciando tutto lo zaino uno per volta accompagnarli dalla Digos. Tell me can you feel it? Getting stronger by the hour. Noi siamo qua solamente per portare l'attenzione sulla crisi climatica, su un problema che sta già colpendo le nostre vite. Stiamo vivendo una siccità senza precedenti, abbiamo appena visto un'alluvione in Emilia-Romagna e sono moltissimi gli altri effetti che già stanno colpendo le nostre vite e stanno facendo morire delle persone. Viviamo in un sistema in cui c'è un 1% di persone ricchissime che volano in jet privato, possiedono degli yacht, possiedono case in giro per il mondo e queste persone emettono tanti. Queste persone stanno distruggendo la vita di tutto il resto della popolazione, che ha invece un impatto molto minore e che però subisce le maggiori conseguenze della crisi climatica.